Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Per chi ha visto il mio video di ieri saprà che abbiamo trovato nel baule dei campioni, quello ottenuto giocando in ladder, quindi con la rotation dei bauli, la regina degli arcieri, la seconda regina degli arcieri. Questo ci permette ovviamente di poterla potenziare a livello 12. Come vedete le statistiche cambiano, a livello 12 riceve più 100 punti ferita andando a 1100 e più 22 di danno dalla distanza andando a 247. Ho trovato un deck utilizzato proprio da chi gioca con la regina degli arcieri che vorrei far vedere come funziona. È un deck molto interessante, abbastanza pesante. C'è il peccone, c'è la domatrice di arieti, poi abbiamo la fuorilegge, il mago di ghiaccio, il barile barbarico e ovviamente la regina che ancora non voglio portare al 12. Prima lo proviamo e vediamo se c'è una differenza importante facendola salire di livello contro un merb. Apriamo subito con un mago di ghiaccio sulla sinistra, lui gioca con una fornace. Solita regola, ogni volta che tu metti giù una fornace io te la palla a fuoco immediatamente. Peccato non avere il mago al 14 perché ci toglierebbe un sacco di grane. Soprattutto... ah no, è vero, mi sbaglio. La fireball ti one shot anche un mago al 14. Fuorilegge da dietro in modo che possa prendere la trivella goblin. Vediamo se ci aiuta di nuovo la fuorilegge. Io partirei da dietro. Io partirei da dietro con un peccone. C'è la fuorilegge che tanto non può subire danno. Forse addirittura riesce ad andare sulla torre. Fantastico di sinistra. Eccezionale qua l'attacco della fuorilegge. E diamo un supporto a questo peccone con la regina degli arcieri. Prepariamo anche una domatrice. Facciamola diventare invisibile adesso. Regina che non viene vista. Peccone che può dare una mano. Attenzione. E c'è la domatrice di arieti che va a impattare sulla sua fornace. Regina che forse potrebbe utilizzare nuovamente l'abilità. Attenzione! L'andiamo ad utilizzare adesso! Diventa invisibile! Let's go! Wow! Che mitraglia, ragazzi! Oh my god! Fuorilegge. Lasciamo che il mago possa andare a fermare, poi utilizziamo anche l'abilità della fuorilegge per fermare i suoi barbari scelti. Adesso dobbiamo fermarci. Recuperiamo tutto l'elisir del mondo, cerchiamo di recuperarne il più possibile. Io qui andrei a counterare con un barile barbarico. Il barbaro ce la fa sulla regina. Lasciamola andare. Possiamo tranquillamente palafuocare in realtà. Non sto più attaccando. Spostiamo tutte le guardie e poi riusciamo ad impattare sulla capanna goblin. Regina degli arcieri dietro. Facciamola di nuovo con l'abilità diventare invisibile. Attenzione perché serve riuscire. Bellissimo qua di nuovo la fuorilegge contro i barbari scelti. Che well play, well play. Attenzione perché stiamo counterando veramente bene. Scheletro gigante. Andiamo a counterare tranquillo. Oh, potevo utilizzare l'abilità, non ci ho pensato. Andiamo tranquillamente a counterare con il peccone. E possiamo lasciare che la bomba cada sul ponte per andare a portarci a casa la prima partita. Let's go. Molto bello questo deck, ragazzi. Molto molto bello. Direi che è venuto il momento di provarlo con la regina degli arcieri al 12. Prima di tutto mi apro due bauletti. 629 di gold sull'orello, 2 arcieri pirotecnici, 9 cavalieri, 21 scariche che potremmo maxare. Scarica al 14 potrebbe diventare interessante. E i 3 moschettieri. Più ci prendiamo un po' di gold extra dal baule quello lì dei gold. Signori, andiamo con 35.000 a migliorare la regina degli arcieri. Sbam! Aia! 1.100 punti ferita e 247 di danno. Più c'è l'abilità del manto dell'invisibilità che prende un 741 di danno al secondo. Buttiamoci dentro e vediamo come si comporta. Oh, se questi video vi piacciono, ragazzi,
un bel pollicione in su, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, raga. Aiutatemi a crescere, dai, Ho incontrato un po' troppo qui, però va bene. Questa fireball è interessante. Potremmo partire subito. Utilizzerei anche subito l'abilità. È stata taggata purtroppo. Mamma mia, che danno che abbiamo subito dal moschettiere, attenzione. Dovrebbe giocare davanti una truppa lui, ed infatti è così. Devo obbligatoriamente giocare ancora in questo modo che non mi fa impazzire personalmente. Quello di spendere più di una truppa per andare a difendere. Fuorilegge che non subisce l'attacco e riesce ad andare fino alla torre di destra, riportando un attimo la situazione ad un certo bilanciamento. Ripartiamo con calma. Fermiamolo questo Grider. Se l'avessi giocato un quadratino più avanti. Qui per caso siamo bruciati l'attacco del mago. Dovrei farmelo al 13. Sì. Andiamo. Volevo giocare la domatrice. Appena è pronta. Dai, perfetto, mago di ghiaccio, domatrice. Giochiamo un barile un pochettino indietro invece, in modo che il barbaro vada davanti alla torre. La domatrice può impattare sulla torre di destra. Incredibile, guardate che danno. Wow, 623 la torre di destra. Incredibile, incredibile. Avanti ancora con il barbarozzo, che non può fare più di così. Sta veramente girando bene questo deck. Andiamo a togliere quel moschettiere. Immediatamente aggiungerei. Sono fireball per tutti qui. Dovrebbe partire con lo Grider. Andiamo a fermare con la domatrice. Subito l'abilità della regina degli arcieri. Andiamo. Viene palla affuocata la regina. Attenzione al prossimo Grider che potrebbe arrivare. Arriverà adesso senz'altro. Prepariamolo, eccolo. Rallentiamolo. E poi vai. Ok, qua ci ha permesso di portarci a casa la partita con questa fireball. Molto tranquillamente. Let's go! Dai! Molto bravo comunque a difendere, Molto bravo a difendere. E andiamo, salutiamo Alberto. Ciao Albertone. Molto, molto bene. Anche qui, utilizzata leggermente meno del previsto la regina degli arcieri, anche il peccone. Devo dire che si è visto poco. Io azzarderei a fare una cosa. Vediamo se è buona o no. Sostituiamo il peccone con il pecchino, il mini pecca. E secondo me si potrebbe fare un'altra sostituzione. Togliere il barile barbarico. No, inseriamo il tronco invece. Secondo me il tronco è una di quelle carte che deve esserci quasi in tutti i deck. Vediamo. Io di solito sostituisco sempre una carta da 2 per una carta da 2, ad esempio, da 3 o da 3. In questo caso ho scaricato tanto il deck perché secondo me ha più senso dare la possibilità alla difesa di entrare in partita più velocemente. Andando qua comodissima la regina con la sua abilità. Mettiamoli davanti la domatrice. Bello! No, prende la regina. Porca miseria, il Gran Caballeros. Ovviamente qui sarebbe stato super comodo il peccone, ma ti pare? Dobbiamo tirare bene questo spiritello elettrico. Va bene. Ok, un attacco solo, ma la sua torre è inviolata. E ti pare che quando cambi una carta non ti mette contro un deck dove ti sarebbe servita quella carta? Il boia malefico, attenzione. Andiamo a fermare di nuovo. Vai. Non lo so. Regina degli arcieri che verrà distrutta sicuramente dal Gran Cavaliere o da qualcosa di simile. Gang di Goblin addirittura. Cerchiamo di salvarci un attimino con il Mago di Ghiaccio.
Vediamo se riusciamo a fare una riapertura. Sono quasi tentato di ficcarci dentro uno Grider. Cambio tutto, domatrice di reti sulla destra. Non devo fargli più attaccare. Ok, ci sta. È quello che doveva succedere. Impatto ugualmente, molto bene. Dobbiamo tirare il Gran Cavaliere dentro. No! L'Extreme Misclick. Allora, qui la situazione è problematica a livelli estremi. Il mini Pekka non è stato assolutamente visto dal suo Gran Cavaliere, quindi brutta storia. Vediamo se riusciamo a rientrare. Io l'unica cosa che mi viene in mente è splittare l'attacco. Dai, gioca. Arco Giuda, pensavo lo giocasse di là. Lo va a fermare con una Fireball, veramente. Attenzione. Impatto ugualmente. Giocherà un Gran? No, gioca il GG. C'ha delle ottime carte per counterare. Lasciamo pure entrare un attimo il Boia. Qui cerchiamo di andare a fermare un attimo l'attacco. Dello Grider. Ci spostiamo. Spingiamo. Ci sta. Potenziamo un attimino. Cioè, utilizziamo l'abilità. Mi sta facendo un sacco male. Li sta facendo. Dovrebbe giocare la gang. Eccola lì la gang. Porcaccia banana. Tento una porcheria che è un mini pack lanciato proprio così. Sembra buono. Arco Giuda. Però gli abbiamo fermato l'attacco. Va bene. In realtà non è così una porcheria. Attenzione. Ci siamo messi malissimo. Vi prego, fermate quello Grider. Ci sta. Non lo so se è perché ho cambiato le carte o se è perché avevamo un deck counter. Non è un problema, l'importante era il deck principale, quello che vi ho fatto vedere prima, che vado un attimino a risostituire. Oh, magari ragazzi, cambiando le carte, ci sta che non abbia girato bene il deck. Siamo qui anche per imparare queste cose. Questo era il deck principale. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto, vi mando un abbraccio grande, vi ricordo di iscrivervi al canale e di aiutarmi a salire su YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Ciao!